Siamo sempre da Nokia e a volte ritornano 3310, la riedizione 2017 di uno dei best seller assoluti del mondo della telefonia. Ma è davvero lui? È davvero lui? Fammelo vedere. A lui, è lui. Il disegno è molto simile a quello del passato, ci sono quattro colorazioni, quella più classica e quella lì in basso che quella signora ci sta cercando di fregare, sì. Quella lì, quella più che ci ricordiamo tutti quanti. Concentriamoci però sul nostro rosso. Abbiamo a che fare con un telefonino, quindi, per davvero questa volta, no? È un telefonino vero, un display da 2,4 pollici con risoluzione quarter VGA 240x320, non la sentivo da 7 o 8 anni questa risoluzione. Tasti fisici, il display ovviamente non è touch, batteria da 1200 mAh, 2 megapixel di fotocamera con il flash, ma soprattutto il sistema operativo è quello solito a cui siamo abituati di Nokia, una cascata, un menu a cascata con tutte le varie impostazioni, si può andare in internet e arriva anche Snake. No, c'è anche Snake. C'è Snake, per un mostro dei videogiochi come te è un gran ritorno. Diciamo che è una riedizione. Sì, è una riedizione di Snake, un po' cambiato nella grafica. Sì. Si può comandare sia dal pad centrale che con i quattro pulsanti a croce soliti. Vediamo se riusciamo anche a farlo partire in maniera rapida. Eccolo qua, allora si può muovere sia con i pulsanti, adesso mi sono schiantato, io avevo detto a Christian di giocare lui, perché io non sono capace, ma va bene. Va bene, ma il punto è che insomma che Nokia ha fatto una grande operazione nostalgia. Straordinaria, perché tra tutti gli stand, non solo dei Mobile Congress, ovviamente qui di Nokia, è quello dove sono c'è più due giorni che cerchiamo di venire a filmare. Di riuscire a girare, perché la curiosità è veramente qualcosa di clamoroso. È un telefonino vero e proprio, con queste cover colorate, c'è il jack da 3,5 mm, tutti i vari connettori, una batteria che potrebbe durare fino a un mese. No, c'è scritto un mese. Quindi qualcosa di clamoroso, ma la cosa clamorosa credo che sia il prezzo, 49 sì. euro. E noi siamo veramente curiosi di sapere come andrà, cioè, esatto. Perché è l'antitesi, diciamo, del moderno smartphone, esatto. Con super display, caratteristiche tecniche super, esatto. Spinte. Qui invece si punta tutto sulla giocosità, su dei bellissimi colori, operazione nostalgia e soprattutto una batteria che dura tantissimo. Tantissimo. Stiamo a vedere come va a finire questa operazione 3310. Ma ci è piaciuto? Tantissimo. Anche a me. Bestie, anche a me. Tanto, tanto. Magari ce lo compriamo, credi, dai. No, ce lo compriamo sicuramente. Sicuro, va bene. Peccato che è sicurizzato, che brutta persona. Se non lo prendevamo. Ciao a tutti. Un saluto, ciao.